dobbiamo dare fiducia e soprattutto preoccuparci non solo e non tanto dell'orario, ma preoccuparci di come garantire le aperture, di come gestire appunto gli spazi. Non è il quando aprire, ma il come farlo a preoccupare i sindaci che per bocca del presidente dell'ANCI Abruzzo Gianguido D'Alberto esprimono parere favorevole al calendario delle riaperture proposto dal governo a partire da lunedì. Il dibattito politico di queste ore però è tutto concentrato sul coprifuoco alle ore 22. A livello nazionale c'è una spaccatura netta nella maggioranza tra gli aperturisti capeggiati dalla Lega, che ne vorrebbero un'estensione almeno fino alle 23, e di rigoristi dell'area di centrosinistra, che sarebbero favorevoli a non toccare per il momento il limite delle ore 22 all'uscita fuori casa. Nel mezzo, come sottolinea anche D'Alberto, ci sono le esigenze delle attività commerciali, soprattutto di quelle legate alla ristorazione, che aspettano questa boccata d'ossigeno e l'estate dopo un inverno di agonia. Il timore però è che, complice una campagna vaccinale con numeri ancora troppo bassi, ci si ritrovi con un'impennata dei contagi proprio nella bella stagione. Un decreto che prevede delle misure fino al 31 luglio, anche quella del coprifuoco, probabilmente sarebbe da rivedere attraverso un criterio modulare, magari andando per step, intervenendo sul mese di maggio, che è un mese molto importante, sarà un mese di transizione perché è il mese della riapertura, ma è anche il mese nel quale la campagna vaccinale dovrà avere la sua intensificazione, e quindi potremmo intervenire anche gradualmente anche sul coprifuoco, perché rischieremmo di adottare oggi delle misure che comunque, in ogni caso, ricordiamolo, possono essere riviste anche successivamente, ma che da qui a due mesi potranno essere forse eccessive rispetto alla condizione che viviamo e soprattutto alle esigenze.